Gli splendidi giardini della Reggia di Venaria, il sano divertimento del volley S3 e la sicurezza ferroviaria spiegata attraverso il gioco, ecco gli ingredienti vincenti della quarta tappa di Gioca Volley S3 in sicurezza, che si è tenuta questa mattina, sabato 22 settembre, a Venaria Reale. A introdurre il progetto Stefano Bellocchi, responsabile Area Sviluppo 2, Formazione e Federazione Italiana Pallavolo. Questo è un progetto che la federazione porta avanti ormai da 3 anni, abbinato a 2 partner istituzionali molto importanti, quali l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e la Polizia di Stato col Dipartimento La Polfer, incentrato sul messaggio della sicurezza nell'ambito ferroviario. Per noi è stato, come federazione, è stato un binomio importante perché ci ha permesso di abbinare il nostro progetto Volley S3 con un messaggio educativo culturalmente molto elevato. Abbiamo girato tante città italiane, siamo passati per centri importantissimi, siamo passati per Norcia, siamo passati per Roma, siamo passati per Firenze. Quest'anno abbiamo già toccato altre importanti città italiane e ci troviamo qui alla Reggia di Venaria perché con questa giornata intendiamo aprire la settimana più importante dell'anno pallavolistico in Italia e penso anche nel mondo, perché si inizia con oggi, si apre la settimana che porterà la finale del campionato del mondo domenica prossima a Torino al Pala Isozaki. Uno scenario importante per un messaggio importante. Assolutamente sì, abbiamo scelto questo scenario che, insomma, dobbiamo ringraziare chi ci ha permesso di venire qui, quindi la Reggia di Venaria ci permette di essere in un contesto importante per far passare a questi ragazzi più messaggi importanti, quello di non essere superficiali nella vita, di essere sempre attenti, di avere un approccio sicuro agli aspetti della vita, ma soprattutto di far sì che lo sport sia un'occasione di puro divertimento. Poi se a questo affianchiamo anche l'agonismo e il risultato, questo è tutto di guadagnato e quindi uniamo la festa di oggi con un risultato che ci auguriamo importante anche delle nostre nazionali. Poterlo fare alla Reggia è stata una ghiotta occasione, come ha sottolineato Ezio Ferro, presidente regionale Federazione Italiana Pallavolo. Questo è un bellissimo evento che fa seguito a quello che abbiamo fatto analogo a Natale presso il foyer del Pala Alpitour, dove adesso stiamo organizzando appunto i mondiali. E ci è capitata questa grossissima e ghiottissima occasione di poter rifarlo all'aperto alla Reggia di Venaria, che è la cosa in assoluto più bella che abbiamo in questa provincia a livello storico, e Andrea Lucchetta, che è un funambolo di questo nostro bellissimo sport e che sta animando questi oltre 1000 ragazzini in quest'area. Questi giardini sono eccezionali e speriamo che tutti i ragazzini da questa cosa, da questa giornata, traggano veramente una bellissima immagine. Non pensavo fosse così bello prima di provare ad organizzarlo. Eccezionale anche questa nazionale di volley. È una nazionale che adesso sono un po' parziale perché Chico Blengini è un mio amico da quando eravamo ragazzini, quindi è chiaro che ci tengo in maniera particolare che lui possa arrivare a Torino e possa fare il risultato. È molto bello come stanno giocando, hanno trovato la quadra, ma non avevo dubbi che Chico avrebbe saputo fare questo giochino e portarci fino a qua dove ci sta portando. Adesso ci manca ancora un punto, forse ci manca addirittura solo un set per poter arrivare a Torino, e una volta a Torino io credo che ce la si giochi con tutti dopo quello che abbiamo visto. Quindi l'importante era dare questo tipo di immagine. Andare tra le prime 4, entrare in semifinale sarebbe bellissimo. Mi fermo qui perché altrimenti sogno e mi viene un magone. Presente anche nonno Alfredo, arzillo vecchietto con la pallavolo nel sangue. Abbiamo anche un super nonno, 93 anni e un bravissimo schiacciatore. Non sono proprio un gran schiacciatore io. Intervista di rito per nonno Alfredo. Lo faccio perché sono sempre in mezzo alle ragazze, non per niente. Ha giocato a pallavolo? No, ho giocato come genitore. Avevamo fatto
una formazione con la PDL dei genitori, e allora giocavamo un po' così, ma non che abbia giocato. E di Lanto? No, io sono di Borgaro. Io sono nativo di Reggio Emilia. Mi accompagna sempre i nipoti? Sì, vado a prendere la nipotina a Rocca, la porto agli allenamenti e alle partite. E la parabola del sangue. Poi prima c'era anche l'altro nipotino, che anche lui giocava a pallavolo alla PDL. Un augurio alla nostra nazionale. Certo, auguri, sì. Sempre forte. You like you were my closest cousin, and I really can't picture trying to be your husband. So I got a jet, try to catch a destination, or better yet, I need a doc for an operation. Get me out of here, I need a drink pronto. Catch a horse like the wind, call me Tonto. Hide away in the safe of a grotto. If this is a taste of my luck,